Continua il progetto Vicio Emergenza Cuore con la distribuzione di defibrillatori in tutto il territorio provinciale. Stavolta la consegna dell'apparecchio a 3 scuole verbanesi e la testimonianza di un podista al quale la presenza di un defibrillatore e di 2 persone esperte nel luogo dove ha avuto il malore gli hanno salvato la vita. Sono proprio i protagonisti di quell'evento a raccontarci com'è andata. Un altro passo in avanti per il progetto Emergenza Cuore, che ha portato alla distribuzione su tutto il territorio provinciale di quasi un centinaio di defibrillatori. Le ultime consegne ufficiali da parte dell'ASL VCO e dell'Associazione Amici del Cuore VCO, che da anni promuove l'iniziativa presso alcune scuole verbanesi. Defibrillatori per il liceo Cavalieri e per l'Istituto Ferrini Franzosini con il contributo della Fondazione San Paolo e per la scuola media Quasimodo con il contributo elargito in memoria di Elena Pizzi. Presente anche una persona alla quale questo progetto ha salvato la vita. Gli defibrillatori sono entrati a scuola, perché? L'esperienza ha insegnato che purtroppo alcune volte durante l'impegno fisico dei nostri ragazzi scariche di determinate sostanze liberate dall'entusiasmo di un gol o di un impegno sportivo stressante possono essere concausa di una fibrillazione. Dei circa 100 defibrillatori che saranno disponibili nel 2015 sul territorio del VCO, una quota adeguata è stata distribuita a palestre e istituti scolastici proprio per tutelare questa fase dell'attività sportiva dei nostri ragazzi. Ecco, approfondiamo un po' questa mappa della distribuzione di defibrillatori nel VCO. L'idea originaria del 2007-2008 è stato quello di avere a disposizione un defibrillatore per ogni comune, in modo che non ci fosse concentrazione in pochi luoghi, ma ci fosse questa distribuzione uniforme. Per questa distribuzione uniforme sul territorio e per il numero dei defibrillatori siamo oggi la seconda provincia in Italia come numero di defibrillatori presenti. Il nostro programma per il 2015 è di estendere la disponibilità 24 ore su 24 ore del defibrillatore. Un defibrillatore, per essere efficace, deve essere disponibile il più possibile e utilizzabile possibilmente da personale formato. Abbiamo pensato che le farmacie, per la loro collocazione geografica e per il fatto di essere normalmente dotate di un sistema di videosorveglianza, potessero essere il luogo ideale per avere un defibrillatore all'esterno della farmacia, in un contenitore particolare che è termoregolato per l'estate e riscaldato per l'inverno, in modo che la fruibilità del defibrillatore non sia più limitata dalle 8 di mattina alle 20 di sera, ma durante tutte le 24 ore. Quindi nel prossimo futuro le farmacie, il defibrillatore in dotazione a palestre, stazioni sciistiche, ma anche alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, oggi abbiamo consegnato 18 dicembre 2014 i defibrillatori a 3 istituti scolastici. Casualmente ho visto che la data coincideva col 18 dicembre del 2012, quando abbiamo consegnato 21 defibrillatori a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco. 7-8 anni fa è iniziato questo progetto, in questi anni a quante persone ha salvato la vita? Abbiamo documentazione di 7 interventi efficaci, l'ultimo 2 mesi fa. Alcune volte ci viene sottolineato ma come un impegno così importante e anche dispendioso per salvare una vita all'anno. Io dico anche una sola vita all'anno è assolutamente
giustificato il nostro intervento. Ricordiamo che le statistiche parlano di un arresto circolatorio da fibrillazione ventricolare ogni 1000 abitanti all'anno. Si parla quindi di circa 70.000 casi in Italia e 150 nel VCO. Un intervento corretto dei defibrillatori sparsi sul territorio può verosimilmente risolvere il 20-30% di questi casi. Ricordiamo che il tempo fa la differenza. È indispensabile un intervento perlomeno con il massaggio cardiaco esterno entro i primi 10 minuti. La defibrillazione ideale interviene entro i 12. L'intervento di defibrillazione sul territorio è in fondo il ponte tra il non far niente e il fare invece un intervento alcune volte risolutivo in attesa dei soccorsi specializzati del 118. Dottore, perché è così importante questa campagna di distribuzione di defibrillatori sul territorio? È molto importante perché con un apparecchio complesso nella sua costruzione, ma semplice nell'utilizzo, si ha la possibilità da parte di tutti di poter salvare delle vite. Questa è un'apparecchiatura salvavita, un'apparecchiatura che consente, come è stato dimostrato dall'esperienza anche recente di 2 mesi fa di un podista che si era accasciato e che grazie all'intervento di una persona che riusciva ad utilizzare questa apparecchiatura di poter salvare una vita umana. Quindi la possibilità di una diffusione capillare di queste apparecchiature nei luoghi affollati, nei centri sportivi, nelle scuole, prossimamente forse, come diceva il presidente dell'associazione, presso le farmacie, dà la possibilità di poter intervenire tempestivamente e poter così avere un riscontro nel salvare una vita umana. Già, l'ultima vita salvata 2 mesi fa, sentiamo dalla viva voce dei protagonisti com'è andata. Io stavo facendo una corsetta sul lungolago di Pallanza, ho avuto questo malore, ho avuto un arresto cardiaco, quindi non un semplice malore, e grazie all'intervento di 2 persone straordinarie e del defibrillatore oggi sono qua e posso raccontarlo. Ecco, quindi adesso quando vedi anche queste campagne, oggi per esempio all'interno delle scuole, qual è il suo pensiero? Penso che se prima ero un pochino più che scettico, dubbioso su queste attrezzature, perché mi chiedevo come potessero essere utilizzate, da chi, che utilità potessero avere, oggi vabbè, io sono la prova provata che l'utilità ce l'hanno. È chiaro che devono essere ben pubblicizzate, quindi la gente deve sapere dove sono e poi devono essere fatte delle campagne anche di informazione, di educazione per saperle utilizzare. Anche perché in queste situazioni il minuto fa la differenza. Assolutamente, io ribadisco, sono stato fortunatissimo perché ero al posto giusto al momento giusto, ero veramente a 20 metri dal campo di tennis di Pallanza, dove c'è un defibrillatore. Dietro di me c'era Gabriella Cerni, che era segretaria dell'Associazione Amici del Cuore, che ha donato questo defibrillatore, quindi sapeva che lì c'era, e quindi nell'arco veramente di pochissimi minuti, se non secondi, io sono stato rianimato. È chiaro che se fossi stato a qualche chilometro di distanza, probabilmente adesso non sarei qui, insomma. Quel giorno in particolare ci siamo subito accorti del malore del podista, è stato subito chiamato il 118 e sono tempestivamente corsa, dal momento che abbiamo già donato 2 anni fa il defibrillatore al tennis di Pallanza, quindi io sapevo che il tennis di Pallanza è dotato di defibrillatore, per cui tempestivamente mi sono recata a recuperarlo. Nel frattempo, fortunatamente, Marina, che è un'infermiera che anche lei in quel momento passava di lì per caso, è intervenuta con molta professionalità con il massaggio cardiaco, ininterrottamente, instancabile proprio, ha continuato a massaggiare, fino a che è stato poi utilizzato il defibrillatore. Il defibrillatore si è messo subito in uso una volta applicato gli elettrodi al petto. Ha cominciato ad analizzare il ritmo e dopodiché ha consigliato la scarica. Dopo le 30 compressioni che sempre Marina ha effettuato, abbiamo davvero constatato effettivamente la gioia di aver recuperato una vita. E questo mi ripaga, devo dire la verità, doppiamente,
perché è stata proprio un'emozione doppia, visto che da 2004 che il progetto Emergenza Cuore è nato, e tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto impegno, davvero ripagato con la gioia appunto di aver visto ritornare in vita quel podista. E quello stesso podista è stato testimone dell'importanza della campagna durante la mattinata di consegna dei defibrillatori alle scuole, molto attenti gli alunni. Tant'è che stamattina i ragazzi hanno fatto anche delle domande al dottor Bianchi, presidente dell'associazione, perché seguendo anche le vicende sportive si sono resi conto che in alcuni casi naturalmente l'utilizzo del defibrillatore può salvare delle vite umane. Noi abbiamo provveduto anche a fare la formazione di personale docente e personale collaboratori scolastici per poterne farne uso. Speriamo mai, ma in ogni caso la formazione è stata fatta per prevenire eventuali emergenze. La scuola ha aderito volentieri alla proposta degli Amici del Cuore e dell'ASL del VCO, che ha pensato bene di distribuire dei defibrillatori gratuitamente nelle strutture in cui si svolgono tante attività sportive. Il nostro liceo non vede solo le attività sportive curricolari, ma anche sede di società sportive che si avvalgono dell'impianto, perché la nostra è una bella palestra, insomma, e quindi c'è la necessità di tutelare i ragazzi anche nei loro spazi di attività pomeridiane. Avete formato anche dei docenti per l'uso di questi? Due docenti di lettere, non solo gli insegnanti di educazione fisica, e questo è particolarmente significativo, proprio perché c'è un'attenzione. Da tanti anni che io faccio il preside, da più di 20 anni, non ho mai visto usare un defibrillatore su un ragazzo, spero di non doverlo vedere mai, però è importante che i ragazzi si sentano tutelati e con essi le loro famiglie. Un'importante donazione fatta alla vostra scuola quest'oggi, un defibrillatore donato da una famiglia. Sono i familiari di una signora, la signora Elena Pizzi, che lavorava in ospedale e lavorava proprio nel reparto cardiologia. La figlia aveva frequentato la nostra scuola e ha avuto questo pensiero bellissimo di far rivivere il ricordo della mamma attraverso un gesto di generosità che può salvare la vita a tante persone. E per la scuola è importantissimo avere la sicurezza a scuola. Come hanno risposto dei ragazzi così giovani a questo tipo di proposta? I nostri ragazzi oggi li ho visti attentissimi, li ho visti presi in modo molto forte anche dalla storia del nostro podista salvato da Gabriella sul lungo lago. Sì, forse si sono resi conto dell'importanza degli strumenti e anche della collaborazione delle persone nel salvare le vite. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslvco.it oppure scrivere a viverinsalute@aslvco.it. Indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.